In questi anni, nella mia esperienza, nella nostra esperienza, anche come associazione per l'integrità della salute, anche come illuminiamo la salute, un tema che ci piace ricordare è quello della gestione integrata del rischio. La cosa di cui siamo convinti è che i rischi vadano affrontati, in modo integrato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nelle aziende sanitarie, ma in realtà in tutte le pubbliche amministrazioni, pensiamo ai comuni, pensiamo all'Agenzia delle Entrate, pensiamo a tutte le grandi amministrazioni, ci debba essere un comitato rischi. Come c'è nel privato, nelle grandi aziende private il comitato rischi esiste, e affronta, diciamo, tutti i rischi, presenta a tutti, agli stakeholder, alla direzione in questo caso delle aziende, agli operatori, i rischi che possono essere presenti. Questo nelle aziende sanitarie non c'è, è sicuramente una cosa su cui lavorare e sarebbe molto bello avere quelle che io chiamo le risk table, una sorta di classifica dei rischi, no? Sarebbe stato molto interessante vedere dove avremmo collocato la pandemia. Prima di questa pandemia io dicevo sempre che i due rischi secondo me più importanti erano uno, quello infettivo. Non ci dimentichiamo che noi purtroppo nelle nostre strutture ancora molte persone vengono infettate appunto per le cosiddette infezioni ospedaliere. E l'altro, che anche lì è un rischio molto sottostimato, che in realtà proprio in questi giorni stiamo andando ad aumentare, è quello degli attacchi informatici. Un attacco informatico ad un'azienda sanitaria vorrebbe dire che noi chiudiamo sostanzialmente l'assistenza, perché vorrebbe dire chiudere le sale operatorie, chiudere, diciamo, il rifornimento dei farmaci, vorrebbe dire, nel senso, ammazzare le persone. Quindi una gestione integrata del rischio che si ricollega al tema dell'analisi delle cause. Analisi delle cause che cosa vuol dire? Andare a capire quali sono i fattori favorenti, cause, no? Che ci portano ad aumentare quella certa tipologia di rischio. Questa è una cosa che stiamo facendo ancora troppo poco e soprattutto non facciamo in modo integrato fra i diversi gestori del rischio. Adesso volevo chiederti questa cosa, se, insomma, se ti è possibile. Ci puoi indicare dei fattori favorenti, dei fattori di rischio di livello abbastanza generale della corruzione che ci aiutino un po' a capire la portata del fenomeno? Perché non dimentichiamoci che fino ad oggi la prevenzione della corruzione è qualcosa di percepito per la maggior parte delle pubbliche amministrazioni, ma anche da parte dei cittadini, come qualcosa di molto burocratico, in cui si va a vedere, cioè il fattore di rischio sembra essere proprio un po' andare a cercare i peli nell'uovo del singolo processo. Non dimentichiamoci che ANAC chiede continuamente di andare a fare una mappatura molto dettagliata dei singoli processi organizzativi per trovarci dentro la corruzione. Però adesso io ti chiedo, ci sono invece dei fattori favorenti di contesto esterno e interno, e che magari caratterizzano gli attori del sistema e che in qualche maniera ci potrebbero aiutare nell'auspicabile fase 2 dell'anticorruzione a gestire questo rischio a livello un pochino più di sistema, quindi ad andare a prevenire anche quella che è la corruzione sistemica e non solo quella spicciola. La percezione che tutta questa cosa dell'anticorruzione sia burocrazia c'è. Poi dopo faccio un accenno su alcuni elementi che ci hanno spinto, anche nei confronti degli operatori, dei colleghi medici, infermieri, gli altri operatori sanitari rispetto a questa cosa. In realtà ANAC e la norma sin da subito, in modo molto chiaro, ha detto che fare prevenzione alla corruzione era lavorare sulla gestione del rischio. E quindi, diciamo,
chi voleva poteva farlo. Noi abbiamo provato a sviluppare questa, come dicevi tu, il lavoro sulle cause, che è estremamente interessante, anche da fare con gli operatori, no? Nel senso, proprio nel senso in termini di focus group, eccetera. Dal nostro punto di vista, il primo fattore favorente, la prima causa comune di corruzione è la mancanza di valori e di senso di appartenenza. Senso di appartenenza, che vuol dire che ad un operatore che, nel senso, entra in un'azienda sanitaria, non gli viene mai proposto, no? Non gli viene mai proposta una riflessione sul perché lavora in quell'azienda sanitaria, sul perché lavorare nell'azienda sanitaria pubblica oppure andare a lavorare nell'ospedale privato vicino. È chiaro che ci sono delle differenze, no? E non è il regolamento sulla libera professione, no, che risolve questo tipo di problema. È chiaramente un approccio etico e valoriale, ed è su quello che bisogna lavorare. Poi dopo lo dico a voi, che su questo, nel senso, lavorate tantissimo. Adesso è uscito anche questo libro, e fra l'altro ieri ho cercato di essere il primo ad acquistarlo e non ci sono riuscito, quindi non è. E quindi sicuramente questo è, secondo me, l'elemento più importante su cui lavorare. Noi come responsabili anticorruzione in questi anni abbiamo fatto troppa formazione giuridica e troppo poco valoriale. È chiaro che nel momento in cui io ho ben presente quali sono i valori, nel senso comuni, no? Per cui, nel senso, metto al centro davvero il paziente, io non ci sarà nessuno, bisogno di nessuno che mi dice che devo prescrivere i farmaci generici oppure che mi devo lavare le mani ogni volta che, no, passo da un paziente all'altro. Non ci devono neanche essere dei regolamenti, delle linee guida, eccetera. Ma perché lo percepisco come una cosa fondamentale, parte del mio lavoro. Quindi questa dei valori è il primo. Poi dopo, in quella tabella ne abbiamo individuati anche altri, i famosi conflitti di interesse e asimmetrie informative. Questo, diciamo, è lo standard, quindi tutto il lavoro appunto sulla trasparenza anche dei rapporti con il privato. Fra l'altro, noi stiamo spingendo tantissimo affinché la famosa proposta del Sunshine Act italiano passi, che vuol dire riuscire a vedere tutte le transazioni di tipo economico fra gli operatori privati e tutti noi che lavoriamo all'interno delle aziende sanitarie, incluse associazioni di cittadini, associazioni di pazienti e società scientifiche. Lì dentro è un mondo, ok? Cioè, nel senso che lì dentro poi dopo ci troveremo, ad esempio, tutto il tema della formazione sponsorizzata, che di per sé non è un male, no? Perché comunque il mio primo obiettivo è che i professionisti siano formati. Quindi se io ho un cardiologo che vuole andare a Chicago al convegno mondiale di cardiologia, o glielo paga l'azienda sanitaria oppure glielo paga l'industria. È chiaro che se l'azienda sanitaria non lo fa, lui andrà da chi gli permette questa cosa. Questo per dire come, ritornando al discorso dell'analisi delle cause, è chiaro che se io voglio risolvere il problema della formazione sponsorizzata, è chiaro che devo gestire la formazione completamente nel pubblico. Io dico sempre, mi sorprende, non mi sorprenderebbe vedere un ingegnere della Ferrari, no, che fa formazione pagato da un fornitore, no, di pneumatici. Sì. E, nel senso, è chiaro che poi dopo si possono creare delle strutture. Beh, la stessa cosa vale, ti chiedo, vale anche per tutta quella che è l'attività di ricerca, giusto? Buona parte della ricerca viene finanziata. Assolutamente. Con, cioè, la percezione è quella che sicuramente la sanità, voglio dire, muove tanti interessi, ma perché comunque voglio dire, assorbe giustamente buona parte delle risorse, no? Pubbliche di uno Stato, ma perché stiamo parlando del fatto che una
che un piccolo malfunzionamento di un sistema sanitario, come abbiamo visto in alcune regioni italiane, un piccolo malfunzionamento può causare tantissimi morti, quindi è giusto che si cerchi sempre di dare il meglio, però è anche vero dall'altra parte che ci sono, voglio dire, voci di costo su cui non vengono da decenni allocate le risorse pubbliche. L'ECM è tutto in mano ai privati, tendenzialmente. La ricerca viene finanziata soprattutto dal privato. Quindi c'è una carenza di pubblico, no? Che, come dire, per cui in una situazione in cui tu comunque avresti dei conflitti di interessi strutturali, no? Perché è chiaro che non potrebbe esistere sanità senza avere soggetti che producono macchinari, che vendono medicinali, però dall'altra parte è vero che negli anni si è pensato anche lì di cedere tutto al privato. Secondo te si può fare qualcosa? Cioè, la fase B potrebbe essere una fase in cui ci si convince che a un certo punto bisogna mettere risorse su queste cose? Allora, io la vedo come, nel senso, ne parlavo questa mattina, nel senso, con i miei colleghi dell'azienda USL, no? Che stavamo ragionando sul fare una... nel senso una cosiddetta fase 2, anche dal punto di vista comunicativo, no? È chiaro che, ad esempio, sul tema della ricerca ci si è resi conto come la ricerca sia fondamentale in questo momento, soprattutto nel momento in cui ci troviamo di fronte a un qualcosa di sconosciuto. Perché se è vero che sul tema mascherine, respiratori, suddivisione dei percorsi, no, ospedalieri divisi, le famose tende, triage davanti agli ospedali, no? Cioè, quindi avere strutture ospedaliere dedicate, questo lo possiamo prevedere prima, no? Quindi quando abbiamo una pandemia noi sappiamo che quelle quattro cose ci devono essere, in più tutto il tema dell'assistenza nel senso territoriale. È chiaro che di fronte al prossimo agente patogeno, no? Nel senso, al prossimo virus, e lì ti troverai qualcosa di sconosciuto e devi avere dei meccanismi di ricerca molto forti e molto pronti. E fra l'altro, per dirvi quanto il discorso dei rischi sia integrato, no? Adesso noi sappiamo che i poli si stanno sghiacciando, adesso la dico in modo molto non scientifico. Questo in realtà fa sì che molti virus stiano emergendo, che stiano tornando a essere vivi sostanzialmente. Allora, quindi da qui in avanti il discorso dei virus sarà sempre più importante, quindi sarà sempre più importante fare ricerca che deve essere collaborativa. È chiaro che un'industria farmaceutica ha difficoltà a investire, un po' come sulle malattie rare, no? Ci sono delle situazioni in cui gli stati, probabilmente a livello mondiale, devono decidere di allocare delle risorse su degli argomenti, no, che potenzialmente potranno essere interessanti in futuro. Adesso sta girando su WhatsApp, no, in realtà l'ha presentato sul canale francese, questa teoria che dice appunto che il virus Covid è stato manipolato per il discorso del vaccino dell'HIV, no? Che era stato un tentativo di fare il vaccino dell'HIV, eccetera. È chiaro che lì dietro ci sono degli interessi economici enormi, no? E quindi il discorso della gestione dell'innovazione, della ricerca, deve essere, diciamo, è un tema estremamente delicato in cui la trasparenza, nel senso, deve regnare sovrana. Ad esempio, un tema estremamente importante è il lavoro dei comitati etici. I comitati etici sono il primo baluardo, no, per avere una ricerca al servizio dei cittadini. Spesso, in realtà dico spesso, ma può accadere che alcune ricerche in realtà siano semplicemente delle consulenze pagate, no, a qualche operatore sanitario, mascherate da ricerca.
È chiaro che quelli sono soldi buttati via, no? Cioè, nel senso che avremmo potuto fare delle ricerche molto più importanti per i cittadini, e sono delle cose che vanno eliminate, quelle del sistema. Anche perché se un sistema appunto si abitua a, voglio dire, prendere come dato di fatto che alcune ricerche siano in realtà, no, delle consulenze, allora questo ancora una volta aumenta il rischio di corruzione. Quindi insomma siamo sempre in questa specie di ping pong, no, tra integrità di un sistema, quindi integrità della salute e garanzia della salute, no? Alcuni dicono che appunto è vero che la corruzione in sanità uccide. Questo erano i 2 secondi di luogo comune, perché servono anche quelli. Ti chiedo una cosa invece che è un po' meno un luogo comune. Allora, abbiamo parlato della necessità di avere valori, ma anche valori organizzativi, cioè non soltanto valori individuali, come dicevi tu, no? Abbiamo bisogno di avere un ethos, cioè una valori dell'organizzazione. Abbiamo poi parlato anche della responsabilità poi individuale della persona, che deve poi riconoscersi dentro a certi valori e deve mettere al centro anche certe priorità, riconoscendo quella che è la specificità del lavorare nel pubblico. E poi abbiamo visto come ci sono c'è un problema generale di svalutazione un po' del settore pubblico, per cui, riassumendo, possiamo dire che in qualche maniera la corruzione, no, la fa un agente pubblico, un singolo che probabilmente non ha capito molto bene che cosa ci sta a fare dentro al sistema, insieme a un soggetto privato, no, che invece ha sicuramente interesse a, nel breve periodo, a saccheggiare le risorse pubbliche, all'interno di un'organizzazione che in qualche maniera o dorme oppure è cieca oppure è complice, però manca un tassello. Tutti questi signori e queste organizzazioni, come dire, innescano dinamiche corruttive, e fuori c'è una collettività che può guardare o può non guardare, no? Quindi direi, dopo aver visto un po', accennato un po' di tematiche specifiche interne al sistema, guardiamo questo, no? Cioè, è vero che la corruzione la fanno le persone, la corruzione si genera all'interno dei sistemi, però poi è vero che esiste una società civile, no? Che in qualche che poi è destinataria dei servizi sanitari, che può fare diverse cose, si può informare, può stare a guardare. Ecco, rispetto a questo, come siamo messi e come dovrebbe essere la fase B? Perché ti dico, io vedo appunto oggi il tema appunto dell'epidemia, del coronavirus, è sulla bocca di tutti. No? Stiamo diventando tutti infettivologi, epidemiologi, no? Però invece rispetto al tema dell'anticorruzione non siamo tutti anticorruzionisti, cioè prima di questa epidemia c'era in realtà un grosso disinteresse alle tematiche della prevenzione, cioè tutti noi cittadini eravamo ben, voglio dire, avevamo ben chiara l'idea che c'era la corruzione, tutti accusavano la politica di essere corrotta, però poi un preciso interessamento al perché c'è la corruzione, ma anche alla propria responsabilità di cittadino rispetto alla corruzione, io non l'ho visto molto. Allora il tema è: c'è qualcosa da cambiare dal punto di vista della partecipazione dell'opinione pubblica a questo sul tema specifico della prevenzione? Ci sono anche strategie per come dire, cambiare passo, condividere insieme alla collettività questo tema, oppure finita, no, l'emergenza, ci sarà una fase 2 in cui penseremo soltanto alla sanità e il tema della prevenzione ritornerà a essere un tema per, diciamo, per specialisti? Allora, domanda estremamente complessa.
Insomma, guarda, te la semplifico anche, no, ma più che altro per gli altri che magari stanno sentendo e che non hanno capito niente di quello che stavamo cercando di dirci. Cioè, il tema è: ma i cittadini possono fare qualcosa per prevenire la corruzione o devono stare lì a aspettare di avere i danni, insomma? Allora, io poi nel senso arrivo dal mondo di Libera, del progetto Illuminiamo la Salute, eccetera. Io ho sempre sofferto del fatto che i cittadini intervengono troppo poco su questo argomento, ok? E io, nel senso, poi in Italia abbiamo una certa percentuale di persone che non pagano le tasse, io sinceramente sono fra quelli che dicono che queste situazioni vanno segnalate. Quindi anche ad esempio il tema delle segnalazioni, del whistleblower, eccetera. Allora, in altri paesi come gli Stati Uniti, i cosiddetti whistleblower, cioè chi segnala, chi fa la segnalazione, negli Stati Uniti ricevono una percentuale del mal tolto. Questo cosa significa? Che la società ti riconosce il valore, no, dell'esserti esposto. Io personalmente sarei anche d'accordo ad una situazione di questo tipo. Sicuramente i cittadini in Italia oggi sono eccessivamente passivi. Facendo un'analisi storica, nel senso, per quello ti dicevo, è una risposta complessa, in realtà questo ruolo fino agli anni 80 ce l'avevano un po' i partiti, con tutte le critiche al sistema partitico che possiamo fare, no? Tutte le strutture che abbiamo visto, Tangentopoli, eccetera, eccetera. Però, ad esempio, io vengo da una regione, l'Emilia Romagna, in cui, le persone che, con più esperienza, appunto, mi raccontavano come in quella situazione, no, i partiti avessero un ruolo estremamente importante di attenzione, no, rispetto al bene comune. Questa funzione partitica è venuta meno e sicuramente deve crescere molto di più l'attenzione da parte dei cittadini. La trasparenza e quello che chiamiamo accesso civico, che cos'è? È, diciamo, un tentativo di migliorare le organizzazioni sanitarie e la pubblica amministrazione attraverso il fatto di dire quello che facciamo. Però sicuramente c'è molto da fare. Un altro elemento che secondo me sfavorisce questo intervento dei cittadini è questa frammentazione. Purtroppo ci sono tantissime associazioni, no, che ad esempio si occupano di questi temi e in realtà bisognerebbe mettersi insieme. Cioè, fin quando non ci metteremo insieme come società civile su questi argomenti, e per me mettersi insieme vuol dire lavorare insieme anche agli ordini professionali, anche ai sindacati, no? Sul tema della sicurezza. Io inizierei a parlare di sicurezza a 360 gradi, quindi sia dal punto di vista clinico, sicurezza dei lavoratori. Molti colleghi, anche di altre regioni, eccetera, sono molto arrabbiati. E in parte hanno ragione, perché abbiamo rischiato di farli lavorare in condizioni non ottimali. L'uomo della strada, la donna della strada, quello che non si occupa di anticorruzione, non è interessato ad approfondire tanto l'argomento, magari non è iscritto a un'associazione, però è un cittadino. Cosa può fare per aiutarci? Sostanzialmente segnalare tutte le cose che non funzionano. A chi? Che possono anche non essere legate, non possono anche non essere di tipo corruttivo, no? Segnalarle. Io tutti i giorni ricevo segnalazioni anche da parte dei cittadini, e io ad esempio in tutte le pubbliche amministrazioni, in tutte le aziende sanitarie c'è un responsabile anticorruzione, quindi se uno mette su Google, no, azienda US Modena, responsabile anticorruzione, esce il mio numero di telefono. Io costantemente ricevo segnalazioni da parte di cittadini e colleghi, operatori sanitari, no, su malfunzionamenti. Alcune volte possono essere dolosi, passatemi il termine, no, in cui magari dietro c'è un conflitto di interesse, no, in cui qualcuno quella prescrizione del farmaco l'ha fatta, no, perché magari ha degli interessi, eccetera. Altre volte no.
E da alcuni suggerimenti che stavano arrivando dai commenti, c'è Leonardo Ferrante che salutiamo, che poi prima o poi inviteremo anche lui, insomma, di Libera, e che ci dice appunto, bisognerebbe fare formazione anche ai cittadini, no? E poi invece Fabio Fantoni, che salutiamo anche lui, che ci chiede, dice che il problema è anche legato alle nomine, a tutto quel mondo, insomma, fatto. Invece, rispetto a questo, no? Che cosa possono fare i cittadini e cosa possono fare anche gli agenti pubblici? Perché poi noi quando andiamo a fare formazione, lo sa benissimo Massimo, noi difficilmente facciamo formazione ai vertici aziendali, noi facciamo formazione alla manovalanza, anzi ci piace con loro riferirsi a loro e loro si riferiscono a noi come la manovalanza, che poi sono le persone che adesso stanno combattendo in prima linea, insomma. Quindi noi siamo costretti e anche motivati a fare una formazione che riguarda la corruzione che vivono loro, cioè il rischio di corruzione che vivono quelle persone, che spesso e volentieri non è fatta di nomine politiche, no? Esattamente, è fatta spesso appunto, le nomine politiche le vedono sopra le loro teste, no? Il capo dipartimento, il primario, insomma, che gli arriva dall'alto, il direttore generale, il direttore amministrativo, ma la loro corruzione è un po' diversa, la loro corruzione è fatta spesso e volentieri di cattive relazioni, cioè di incapacità di gestire le proprie relazioni, le relazioni all'interno del loro dipartimento, ma anche al di fuori, insomma, quindi con le case farmaceutiche. Quindi il problema grosso che noi riscontriamo, e poi appunto quando Massimo parla di valori, noi parliamo di consapevolezza, tutto sommato, per noi l'etica è consapevolezza, è la incapacità a volte di capire gli scenari in cui uno sta dentro. E nel senso che le persone spesso, gli agenti pubblici, non interpretano correttamente il rischio che c'è, per esempio, dietro delle relazioni, no? Le relazioni possono diventare tossiche. Faccio un esempio stupido. Andare gratis a un convegno, a fare la formazione come relatore, significa innescare un credito relazionale nei confronti del soggetto esterno, dell'operatore economico. Al contrario, ricevere gratuitamente, per esempio adesso va molto di moda il comodato d'uso, una strumentazione, vuol dire far entrare con un piede di porco un operatore economico, diciamo per un vicolo diverso che da quello delle forniture ufficiali. Quindi si scavalcano le procedure di gara e, no? Noi facciamo casi su questo, insomma. E le persone ci entrano spesso con grande naturalezza, senza nemmeno capire quali rischi poi si assumono rispetto a questi comportamenti, no? Quindi per noi la questione dei valori, Massimo diceva bene, ma la mancanza di valori, no? Che poi si collega alla formazione, è proprio aiutare queste persone a rendersi conto dei rischi, non della nomina del direttore, quello è un rischio enorme, ma riferito al direttore generale, è una questione politica, ma riferito proprio al loro livello, al livello che loro gestiscono, le relazioni che loro gestiscono, che spesso, a volte, diciamo, possono diventare tossiche e poi degenerare in corruzione. Ma le relazioni, la tossificazione delle relazioni, l'abbiamo scritto anche nel nostro ebook, è un precursore della corruzione, non è una condotta corruttiva, ma è quello che genera le basi di una condotta corruttiva. Se posso fare, ho letto un libro bellissimo dal titolo un po' forte che si intitola Niente teste di cazzo, che racconta l'esperienza degli All Blacks e nel senso la squadra di rugby della Neozelanda. E lì il senso di orgoglio, di appartenenza è centrale, cioè tu in quella squadra non ci entri, o comunque lavorano tantissimo su questo argomento. E quindi, nel senso, secondo me, questo è un elemento fondamentale, cosa che facciamo troppo poco. Poco prima del Covid, con la nostra direzione aziendale, stavamo partendo con un lavoro proprio su questi temi, proprio sul senso di appartenenza, sul senso valoriale, no? È chiaro che se io, se tutti noi che lavoriamo in un'azienda sanitaria sentiamo la maglia che portiamo, nel senso diventa tutto più facile. Ecco, vorrei magari appunto chiudere
così con un giochino a entrambi, a entrambi. Non vi chiederò quale animale vorreste essere, piuttosto che in quale pianta volete reincarnarvi, no? Ma vi chiedo un'altra cosa. Ci lasciamo con questo grande problema che magari affronteremo magari un'altra volta, e cioè come un domani possiamo andare a fare anticorruzione alla truppa, agli operatori sanitari. Cioè abbiamo 140 medici morti in Italia da coronavirus, in parte perché chiaramente il mestiere del medico è un mestiere rischioso, però anche in parte perché mancavano le mascherine, mancava l'organizzazione, quindi abbiamo professionisti che sono morti, si sono sacrificati anche per le carenze di un sistema, e un domani dovremmo continuare a impegnarci a dire a queste persone che la prevenzione della corruzione gli può aiutare. Però questo è un tema molto grande che secondo me sta un po' emergendo, che non possiamo trattare adesso. Però se vuoi, quando vuoi, rifacciamo una chiacchierata per capire anche questo. Invece la domanda che volevo fare a voi due massimi è questa: una parola che dobbiamo cancellare dal nostro vocabolario per prevenire meglio la corruzione, quindi una parola che non dobbiamo più dire, e se non la diciamo preveniamo bene la corruzione, e invece una parola che dobbiamo imparare a dire, ok? Quindi parliamo proprio di vocabolario, parole da buttare via e parole da riscoprire per l'anticorruzione della fase 2. Ma io eliminerei la parola colpa. Colpevole, okay. No? Ok. Perché in questo momento siamo tutti alla caccia del colpevole, no? Ma in realtà non è così. Nel senso, dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato e migliorare, e la logica è quella. Anche perché la prevenzione non si fa cercando i colpevoli, ma la prevenzione si fa cercando di non fare, di non dare alle persone l'occasione di essere colpevoli. Esatto. E invece la parola da riscoprire, la parola che dobbiamo inserire a tutti i costi nel nostro vocabolario della nostra integrità? Ce ne sono tante. Io, nel senso, ne ho due. Rischio. Ok. Secondo me lavorare molto sul concetto di rischio e il concetto di sicurezza. Massimo Di Rienzo, allora la parola che dobbiamo cancellare. La parola adempimento, secondo me, bisognerebbe cancellarla. Io mi ricordo un corso di formazione, tra l'altro, che si faceva pagare molto profumatamente, che c'era scritto tutti gli adempimenti della legge 190. Io penso sia stato un martirio per chi l'ha fatto, ma chi l'ha fatto ci ha guadagnato dei soldi, e per chi l'ha subito, che oltre al difetto economico, perché ci hanno rimesso dei soldi, si sono anche, penso, annoiati mortalmente. Se c'è una cosa che bisogna fare nella fase 2 è separare proprio ciò che potrebbe servire e investire in ciò che potrebbe servire molto di più, anche magari permettendoci a noi di fare delle proposte. Cioè, noi ormai sono 6 anni che facciamo proposte, a parte Massimo e qualche altra buona anima, in realtà poi non vediamo nessun tipo di cambiamento, di approccio, insomma. Per esempio, nessuno, il conflitto di interessi è proprio evidente, no? Se il conflitto di interessi si riduce a firmare il modulo della dichiarazione di presenza e assenza del conflitto di interessi, abbiamo chiuso. Quella roba lì non serve a niente, diciamocelo proprio in maniera, no? Dopo aver smontato circa 20 anni di anticorruzione, non so una cosa, invece la parola che tu vorresti introdurre nel vocabolario? Beh, consapevolezza, qua era proprio la consapevolezza. Me l'hai rubata, accidenti. Massimo Brunetti, dimmi, volevi intervenire? No, semplicemente, nel senso, due cose importanti. Uno, sul discorso, ad esempio, a proposito delle cose utili e non utili, no? Proprio in questi giorni vediamo una moria, un problema enorme dentro le RSA per anziani. Sicuramente ci deve essere una maggiore trasparenza rispetto ai controlli e alla sicurezza dentro quelle strutture. Quindi lì c'è tutto un tema poi generale di maggiore sistemi aziendali di controlli interni che devono riguardare anche quelle strutture lì, e su cui io cittadino devo sapere che controlli vengono fatti anche sulle strutture, ad esempio le RSA per anziani. L'altro, sulla burocrazia, Massimo, questo nel senso non potevo non dirlo, una cosa assolutamente inutile sono le famose pubblicazioni
delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali, no, delle dichiarazioni dei redditi, no, non dei redditi quelli delle ASL, eccetera, ma delle dichiarazioni dei redditi che venivano nella testa di qualche politico richieste a tutti i dirigenti della pubblica amministrazione. Una cosa assolutamente inutile. È chiaro che un direttore generale, no, o un direttore di un ministero, il ragionamento è completamente diverso perché maneggia, no, degli interessi estremamente importanti. Pensiamo al direttore dell'AIFA in questo momento. Ma diverso è il medico, no, che entra con un reddito minimo, no, che sin da subito la normativa gli chiedeva di pubblicare quante case aveva, che macchina aveva, le moto, no, i cavalli fiscali delle moto. Ma anche perché insulti che noi ci siamo presi dai nostri colleghi, perché giustamente loro dicevano sono informazioni che voi avete già, che noi possiamo controllare sulle banche dati. E poi, come dicevi tu, è evidente che se io sono un corrotto, i soldi, e questo lo posso testimoniare, persone dell'industria ce l'hanno detto, le grandi tangenti vengono versate su conti correnti all'estero. Vedo un ditino di Massimo, esatto, Di Rienzo. Potrebbe usare. Allora no, perché giusto per dare spazio anche ai commenti, c'è Maria Capalbo Gabriele, che salutiamo. Ciao Maria. Che dice che una delle cose che si potrebbero fare in trasparenza, si potrebbero rendere pubblici i verbali di controllo effettuati sulle strutture per anziani. Mi sembra che Massimo aveva anche proposta una cosa del genere. Assolutamente sì. Tra l'altro, nel senso, saluto Maria, che loro sono, il comune di Modena è uno degli esempi più belli di sistemi di controlli interni, nel senso che ci sono in Italia, quindi è un'esperienza sicuramente che invito tutti ad andare a vedere. Quindi il discorso dei controlli è un discorso estremamente delicato che tocca chiaramente tanti interessi, no? È chiaro che noi abbiamo sostanzialmente molto privatizzato queste strutture. Noi come aziende sanitarie abbiamo il dovere, no, e anche come comuni, e ci sono poi delle commissioni che vanno a vedere questo, di andare a verificare cosa succede lì dentro e quindi anche garantire il fatto che gli operatori, nel senso, possono lavorare al meglio delle loro possibilità e quindi i cittadini che vanno lì dentro sono garantiti. Ah, giusto, io non ho ancora detto la parola che vorrei eliminare. Ah, esatto. Perché ecco, quella che vorrei inserire è appunto onestà. Vorrei eliminare la parola onestà. Piantiamola lì di pensare che se siamo onesti tutto si risolve. No. Ok. Chiudi tu, Massimo. Così. Sì, no, allora intanto volevo ringraziare tantissimo Massimo e magari lo richiamiamo perché ci abbiamo ancora tante altre cose da dire. A presto, allora.